cosa sto mangiando? Il sugo di noce, tortelli al sugo di noce. Sugo di noce, sì. Perché voi non mangiate di solito il pesto qui da voi? Mangiate più sughi. Questo è tipico. Ma ragazzi, ma qui c'è dell'aglio. Questa è una salsa tipica. Mangia, mangia, basta che poi... Qui c'è dell'aglio, ragazzi. Qua c'è dell'aglio. Vabbè, anche oggi si limona domani. Baccalà. Questo è il baccalà. Baccalà. Frittaglia di baccalà. Mettiamo un po' di limone e Fabri, cosa dici? Sì, no, limone no. No, ognuno si mette il limone. Ma l'acciugare piena è questa cosa così, così grande? Se posso un pezzino prendo. Mamma mia, che bontà. Burro e rum! Burro e rum è la mia torta. Burro e rum, mamma mia. Sei dagli asinelli, dagli perché gli asinelli è il plurale, non è mai al singolare. Ma quindi non è l'asinello? No, è dagli asinelli, perché non ne vedi mai uno qua, hai capito? Ah, ne ho un sacco di asinelli qua. Quindi sì. Genovesi, siamo passati da un pranzo genovese e siamo arrivati all'aperitivo. E l'aperitivo è solo gli asinelli. Gli asinelli, tutta la vita. Tutta la vita. Ok, dimmi cos'è questo asinello. Ah, cos'è l'asinello? È un segreto. Ah, ma è l'asinello adesso l'hai chiamato. Gli asinelli sono un segreto. Perché vedi, sono un segreto, un paio. Sono un segreto, sono un segreto. È una bevanda tipica di... Chi è che lo sa? Ragazzi, è una bevanda... È vino, aromatizzato. Ok. Non sappiamo con cosa. Ma perché è tipico di qua sta cosa? Ah, noi l'abbiamo scoperto 2 anni fa. Non credo. No, però lo è. Cioè, è il cuore d'aperitivo genovese. Ora c'è scritto lì. Questo pose del 500. Nasce come magazzino, come deposito del sale, che si chiama Sapessa. E poi si trasforma dopo cioè in vendita del sale fino, si trasforma poi in vendita anche insieme del pane e del vino e poi in una ristorazione già prima dell'Ottocento. 1889 vinciamo una gara culinaria con una torta di verdura. Sì. E da lì poi diciamo nasciamo come azienda storica. Nome? Sapesta. Sapesta. Ti ho dato il bigliettino, dovrebbe essere. Ti sto riprendendo, posso usare? Sì. ma se te lo dicevo subito era brutto, non eri abbastanza naturale. Tu ti chiami? Antonella, benvenuto. E sono la figlia di quel signore là. Antonella, cosa ci fai mangiare quindi alla fine? Allora, polpettone? No, polpettone, acciughe di piene, torta di cipolle. Cioè, insomma, io ho capito che qua a Genova non si limona mai, perché aglio, cipolle, cioè ragazzi, cioè... La farinata. Ma di dov'è? E la torta di riso. Riso, prescinzeo, formaggio e uova. Non sai neanche dirlo, prescinzeo. Prescinzeo non saprei dirlo, che cosa sai? Quella è la prescinzeo. Prescinzeo. Ecco il formaggio. Caglio, no? Diceva. Caglio, esatto, sì, che è quello che dicevi. Lo usiamo come ingrediente per confezionare queste torte di verdura con ricetta antica genovese. Anna, cosa ti stai apprestando a mangiare? Esatto. Allora, ieri mi hanno detto che se non tocciavo la focaccia nel cappuccino, fondamentalmente non ero nessuno qui a Genova. E quindi io non è che adesso queste sfide qui. Per cui. Voglio fare la vera colazione genovese. Ma questo binomio caffeina... Avete un po' di Nutella? Ma alla fine... È la soluzione che ho dato io. Quel dolce salato, che non è male. Intriga. Fa giù bene? Va bene, si fa. La camera non è sul tradizionale. No, la mattina dolce, mai salato. Mai salato. Ah, mia ragazza si fa. E vai, svegna. Metto tutto zanno. Io sì. Mamma Viola. Ecco Viola, questa Genova ti piace anche a te. Secondo me puzza anche meno. Però la maccaia c'è anche qua. Altro termine? Allora. Cos'è la maccaia, Simo? Allora, Paolo Conte che avete ascoltato ieri. Sì. Avete ascoltato Genova per noi? Ovviamente. Adesso vi cito il verso di Conte di quella canzone che è maccaia, scimmia di luce, di follia, foschia, vento, Africa, sonno, nausea, fantasia. Sì. La maccaia è un vento che generalmente arriva
fine maggio, primi di giugno, che mischia tutto, i sapori mediterranei, quindi si sentono il profumo dei fiori che stanno sbocciando, la salsedine, il piscio che tu hai sentito, e tutto questo insieme, questo senso del pesce, si sente l'odore del pesce, questo insieme i genovesi lo chiamano macaia. Si legge così: o bucadase, quando a ti se kinga, shurtindo da barbugio da sitè, sali in presciun de ritorna in ta kinga, o de case in te brace di namue. Ok, adesso puoi anche dircelo in italiano, perché dice, tanto... O bucadase, quando si scende a te, uscendo dal chiacchiericcio della città, si ha l'impressione di ritornare in una culla o di cadere nelle braccia di una mamma. Prendi la lavagna, prenditela lì e Simo adesso ci spiega cosa dobbiamo mangiare assolutamente di tipo. Cioè, un cortometraggio sto facendo, aspetta, fermati. Sono cieco. Qui è tutto... Le mie valigie, scusate, le presento un attimo. Certo. Viola e Camilla, certo. Tenete la lavagna. Ciao a tutti! Siamo... Ce lo facciamo spiegare, dalla le ripeto io. Cosa devo assolutamente mangiare qui? Ok, allora, secondo me... allora direi l'antipasto fritto genovese, quindi acciughina aperta, impanate fritte, bocconcini di baccalà pastellate fritte. Okay. Abbiamo il capomarro, già assaggiato? No, quello no. Sarebbe? La nostra versione è un po' diversa rispetto alla versione tradizionale, è un tortino di pesce. Tutti i pesci che abbiamo in carta, che sono tagliati. Ecco, quello lo voglio assaggiare. Fatti servire, raffreddati, compattati con un po' di gelatina alimentare. Sì, sì, ok, quello lo voglio assaggiare. Passati di fagiolini, carote, rabbetola rossa, salsa verde, scampo e gambero bollito, muscolo e pomodoro. Ciao, ok, ciao. Perfetto, quello mi è... Poi, una cosa che non è genovese, però secondo me è buona, è sfiziosa, la giglia di calamare su crema di zucchero. No, io voglio qualcosa di genovese. Allora, direi quello, poi i primi, il pesto o i panzotti, mandilli o trofia, la sì, trofia la assaggiamo. I mandilli mi sa che sono quelli che dicevo, lasagne larghe. Ecco, perfetto. Certo, allora. Poi di secondo potremmo fare un filetto di pesce alla ligure, oggi al dentice, quindi cotto al forno con la stravergine, pomodorini, ciliegino, olivetta giasca, basilico e pinola, sul lettino di patata schiacciata. E potesse provare lo stoccafisso brando a cugione, che è una crema di stoccafisso della tipica del ponente ligure. Gli ingredienti che erano patate bollite o l'olivetta giasca nella pentola e poi scuotevano, brandavano, quindi brandavano il contenuto della pentola e brandavano qualcos'altro contemporaneamente. Questa è la prima versione. Questi erano i marinai in mezzo al mare dopo un po' che ne avevano di brandare un sacco. La seconda versione, che invece ha dato un piede, è che è un piatto semplice da fare. E quindi in cucina lo chef faceva fare l'ultimo arrivato. Ok. Bello. Questo lo facciamo uno e uno. Ok, dividete, va bene. Grazie mille. Prego.